Maria, Maria, svegliati. Hanno sparato qualcuno qua sotto. Con una macchina hanno anche tentato di investirmi. Possibile. Mi è sembrato che i colpi provenissero dalla galleria. Vieni, alzati, andiamo a vedere. Sì, vieni. Dalla finestra di là. Oddio mio, ma quella è Renata. Chiudi, chiudi la finestra. Madonna mia, che cosa dobbiamo fare? Dovremmo telefonare alla polizia. No, per carità. Io telefono a Bonsegna. Lui è avvocato. Ci saprà consigliare. Madonna mia. Pronto quotidiano. Questo è un comunicato delle Brigate Rosse. Chi parla? Noi rivendichiamo l'attentato di questa notte. Corri, Carlo, corri! Sono le Brigate Rosse. Effettuata su cassetta. Senti un po'. Chi parla? Riceverete altre istruzioni per rintracciare il nostro volantino. Pronto, pronto! Pronto? Dove? Dove? Sì, va bene, vengo. Va bene, vengo subito. Avete avvisato il marito? Sì, ci ho pensato io. Era in peggio. Il giudice Bellomo? Anche. Certo che questo sarà un bel casino. Mi hanno detto che la vittima abitava qui, dietro l'angolo, vero? Sì, signore. Commissario Palumbo, buonasera. Buonasera. Qua non si può stare. Tre colpi di pistola. No, 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 signora, per cortesia. Signora, per cortesia, si alza. Lei che ci fa? Non si può toccare niente, signora. Renata! Qualcuno pensi a questa donna e noi saliamo a casa della vittima, forse? No, che fate? Dove andate? No! Si calmi, signora. In casa ci sono i bambini. Non potete dirgli che la mamma è stata ammazzata in mezzo alla strada. Non è la prima volta che mi trovo in questa circostanza. Bisogna saperle dire. Maresciallo, forse la signora ha ragione. Fate entrare prima lei, che era amica della morte. Comunque si calma. Commissario, che facciamo? Noi aspettiamo fuori un momento. Dolores. Anna Maria. Scusa se ti sveglio a quest'ora, ma è successa una cosa gravissima. Che cosa è successo? Dov'è Viviana? Sta dalla nonna, ma entra, perché? Ora ti spiego. È successo qualcosa a Viviana? No, no, lei sta benissimo. Senti, Anna Maria, è accaduta una disgrazia. E tra poco verrà qui il commissario. Aspettate qua. Poliziotti. Tua sorella ha avuto un incidente. Buonasera, lei è Anna Maria Fonte, vero? Sì. Le faccio le mie condoglianze. La signora Dolores mi stava dicendo che... condoglianze. E di chi? Mi scusi, io credevo che... Ma che sta dicendo? Signora, ma non gliel'ha detto che sua sorella è morta? Ma lei è una bestia! Signora, stiamo facendo il nostro dovere. La smetta, non è questa la maniera. Se ne vada, ci lasci solo 2 minuti. Mi dispiace, mi dispiace. Mi dispiace. Mamma, piuttosto mi dica, sa qualcosa di Renata? Renata? No, non so niente, aveva una seduta in comune. Ma come? Mi ha telefonato il maresciallo Di Nardò per dirmi che Renata ha avuto un incidente. Come un incidente? Ma come fai a saperlo prima di me, tu che stai in Belgio? Mi hanno telefonato proprio qui, in albergo. Comunque, mamma, senta. Lei stia tranquilla. Non chiami nessuno. Io mi accerto e poi la richiamo. Per il momento non faccia niente. La richiamo io, non si preoccupi, mamma. Scusi, commissario. Anna Ardò, proprio che Anna Ardò. Sono 5 Sembra impossibile. Già. Mi scusi, signor sindaco, è arrivato il giudice. Buonasera, buonasera, signor giudice. Buonasera. Sono emersi indizi dai primi rilevamenti? Niente, mi dispiace, nessun indizio. C'è una rivista sotto il corpo. Beh, prendiamola, che cosa aspettate? Beh, noi aspettavamo il suo arrivo prima di rimuovere il cadavere. Facciamo presto. Dammi quella rivista, per favore. Attenti, non cancellate i segni.
Scusi, signor giudice, posso... Signorina, per cortesia, anche no, lei. No, la prego. È una veduta aerea della città di Bruxelles. Chissà, forse voleva raggiungere il marito, che lavora in Belgio. E l'avete avvisato? Sì, gli ha telefonato il maresciallo. Il commissario, se lei non ha più bisogno di me... Sì, signor giudice, avrei bisogno dell'autorizzazione per l'autopsia. Va bene, la faccio domattina. Signor giudice, c'è il sindaco, se sì. Vuole parlargli. Buonasera, signor sindaco. Il giudice Bellomo. Signor giudice. Senta, signor sindaco, secondo lei chi poteva avere interesse ad ucciderla? La signora aveva qualche nemico, non so, in politica? No, la signora Fonte al comune era assessore alla cultura, tutti la stimavano, le volevano bene. Non so, non credo che avesse nemici. L'ho lasciata pochi minuti fa al consiglio comunale. Commissario, le dispiace venire qui un momento. Che... Scusate. Ma lei non ricorda qualcosa di particolare che sia successa durante la seduta? No, no, è stata una seduta piuttosto tranquilla. Anzi, la Fonte non è quasi intervenuta, contrariamente al solito. Forse stava poco bene. Chi è l'assessore Fonte? La Fonte, è quella là. Scusate un momento. No, no. Renata? Sì. Allora, questo progetto lo approviamo? No, non possiamo continuare così. O cambiamo sistema o il Partito Repubblicano non sarà d'accordo, è una complicità. Questi sono una manica di buffoni. Guarda che tu finisci male. Un giorno o l'altro ti metti nei guai. Che cosa dici? Mi sono perfezionato. Ma che? Sì, prima ero di potere operaio, avrò fatto un salto di qualità. Ma veniamo a un compromesso. Ma che compromesso? Io non amo i compromessi. Signori, si riprende la seduta. Signori, 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 io vorrei sapere, lo fate per il popolo o per la pagnotta? Andiamo. Io le cose le dico, E lei, signor sindaco, lo fa per il popolo, vero? Via, riprendiamo la seduta. La ringrazio, signor sindaco. Buonanotte. Buonanotte, giudice. Sono a sua disposizione. Qui abbiamo finito. Buonanotte. Vorrei andare a casa. Scusi, signor giudice. Buonanotte. C'è un camionista che dice di aver visto un certo Gulli sfregiare dei manifesti fatti mettere dalla Fonte. È un avversario politico? No, è un povero disgraziato. Porta sul petto la stella delle Brigate Rosse, ma è soltanto uno squilibrato. Scusi, Palumbo, potrebbe occuparsene Guardi, lei? Il camionista è proprio là, vicino ai manifesti. Va bene. È lei che ha visto questo Gulli? Sì, io passavo con il camion quando ho visto Gulli con un paio di chiavi in mano che faceva così. Ma cosa c'entra questo col delitto? No, è che questo spettacolo era un'iniziativa culturale dell'assessore Fonte. Sembra uno sfregio. Bellissimo. Mi piace proprio. È bello, vero, Anna Rita? Molto. Penso che la gente lo noterà. Sì. Certo, certo, vedrete. Chissà quanta folla ci sarà davanti ai manifesti. Figurati che cosa gliene frega questi di Ibsen. Buongiorno. Oh, finalmente sei arrivato. Eccoli, sono tutti qui. Me l'hanno portati proprio adesso. Però mi raccomando, fa presto. Sbrigati. Stia pure tranquilla, signora. Buongiorno. Buongiorno a te. Arrivederci. Renata, tu pensi che le donne di Nardò capiranno Casa di Bambola? Sia la storia che la protagonista? Non sono un po' irreali per noi? Irreali? Ma perché ti sembra ideale una donna che chiede di essere capita e amata dal proprio uomo? Eccolo qua. Oh, finalmente l'ho trovato. Questa è la relazione su Porto Selvaggio. Ci pensi tu, eh? Certo. Poi ti richiamo. Ciao, grazie. Ciao. Arrivederci. Scusa un momento, devo fare una telefonata. Pronto? Sì, sono Renata. No, oggi pomeriggio non posso, lezione, devo andare a scuola. Piuttosto affatto fotocopiare quelle pratiche. Sì, sì, me le lasci sulla mia scrivania, grazie, arrivederci. Dio, com'è tardi, è tardissimo. Andiamo. Ma non ti sembra che stai un po' esagerando? Dovresti prenderti qualche giorno di riposo. Se continui così, ti ammalerai. Se non continuo così, mi ammalerò davvero. Il malato vero è questo paese, cara mia, ammalato di inerzia. Che paese scombinato. Ma quanto bene gli voglio. Ciao, Renata. Ciao. Ciao. Ma che, avete già mangiato? Sì, mamma. Il primo te l'ho tenuto in caldo, siediti. No, mamma, non ho tempo per mangiare il primo. Amore, mettili in un vaso, eh. Su, da brava. Pare impossibile, sempre quando si mangia. Pronto? No, adesso te la passo. Renata, è per te, Attilio dal Belgio. E non ho tempo neanche per il secondo.
pronto. Amore, come stai? Sì, bene, tutti bene. Sì. Mamma, mettimi la carne in mezzo al pane. Roba da pazzi. Hai ragione. Appena posso ti raggiungo. Vieni. No. No, amore, no. A Pasqua. E prima non posso. Non è possibile, tra il comune e la scuola, no. Anche tu mi manchi. E qui vicino a me, te la passo. Va bene, ciao amore, ciao, appena... Sì, scappo. Papà. Ciao papà. Vieni. Ti mando un bacio. Ma che hai fatto? Che mi hai chiesto? Mamma, ti devo dire una cosa. E me la dici quando torno da scuola, eh? Ciao. Ciao, piripicchia. Guarda, col tuo matrimonio così va in crisi, te lo dice tua madre. Mamma, sono felice così. Ciao mamma. Avete fermato il Gulli? Sì, stamattina all'alba, signor giudice. Anche l'immobilità è il suo gesto. A volte è difficile attribuire un'età ai morti. Bene, procedete all'autopsia. Servisse qualcosa? È la procedura, signor giudice. E lei lo sa bene, spesso i morti parlano. E questa è di cosa da dirne a molte. Beh, speriamo. Ah, signor giudice, c'è poi un altro testimone che dice di aver sentito il Gulli mentre stava in un bar, che inneggiava l'uccisione della Fonte. Allora lei pensa che il Gulli abbia ucciso la Fonte e poi telefonato al quotidiano? Non possiamo escludere nulla, anche se mi sembra un'ipotesi campata in aria. Beh. Pensi che per anni è stato ricoverato in un manicomio su a Milano. Andiamo a conoscere questo individuo. Voglio sperare che sia la pista giusta e confesso che ero proprio convinto di aver dato l'addio a questo mio lavoro. Niente più telefonate notturne, niente più cadaveri, riconoscimenti vari. E invece, come di nuovo, in mezzo a questo tran tran. Ci mancava solo questo assassinio, proprio adesso che avevo preparato tutto per andare in pensione. Ah, allora questo è il suo ultimo caso. Lascia il lavoro. No, tutt'altro. Tutt'altro, Palumbo. Anzi, finalmente troverò il tempo per mettere a punto un mio progetto. Ah, e di che si tratta? Glielo dirò, commissario, glielo dirò. Ma ieri sera lei assisteva al Consiglio Comunale, vero? Come mai? È un diritto del cittadino partecipare alla cosa pubblica, no? Certo, ma hai anche un diritto a strappare i manifesti per le strade. Ah, scusi, precisiamo. Io non ho strappato nessun manifesto. Mi sono limitato a cavare gli occhi di una donna perché mi perseguitavano. Chi la perseguitava? Forse qualcuno che ce l'ha con lei? No. Mi perseguitavano i suoi occhi. Hm? Ah, la perseguitavano gli occhi. E perché proprio gli occhi? Perché erano occhi di ghiaccio. Beh, basta. Insomma, Gulli, di la verità. Tu strappavi gli occhi del manifesto perché perseguivi la tua azione delittuosa. No, non capisco. Proseguivo che? Tu hai ucciso la Fonte perché lo odiavi. E negli occhi del manifesto tu vedevi gli occhi della Fonte. Ecco perché ti perseguitavano. Ma non è vero. Se fosse vero avrei strappato tutti gli occhi di tutti i manifesti affissi nel paese. Invece ho cancellato solo gli occhi di quelli che incontravo. Signor giudice, la prego, consentitemi di rimanere solo 2 minuti con il lascia mio cliente. Lasci stare, avvocato, lei lo sa che la procedura non lo consente. Ma io sono molto amico, anzi, ero molto amico della Fonte, quindi consentitemi 2 minuti solo, perché volevo bene alla Fonte e ci terrei a collaborare. Signor giudice, forse è meglio che li lasciamo un attimo solo. Va bene, ma soltanto 2 minuti. Prego. Capitano Calocci, vuole seguire, per favore? Sono qua. Forza, ragazzi, cuore anche voi. Anche questo è da verificare. Il nostro lavoro è fatto così. Purtroppo. Scusi, signor giudice, di là c'è l'assessore Cilograni. Ah, bene. Andiamo. Buongiorno, signor giudice. Assessore, prego, si accomodi. Grazie. Prego. Assessore, la ringraziamo di essere venuto. Lei mi pare aderisci qualche cosa, vero? Beh, io...
Ero appena rientrato in casa quando ho sentito quei colpi di pistola. Ho aperto la finestra ed ho visto Renata Fonte distesa in terra, immobile. Quindi dalla sua finestra lei poteva vedere il corpo della Fonte fin dentro la galleria? Sì, sì, la mia finestra è in un'angolazione tale per cui si può vedere l'inizio della galleria. Ah, perché di rimpetto, ho capito. Lei che cosa ha fatto allora? La prima cosa che mi è venuta in mente è stata quella di telefonare al mio amico avvocato Bonsegna per informarlo dell'accaduto, per un consiglio. E perché non ha chiamato la polizia? Beh, io ero davvero sconvolto in quel momento. È stata una reazione istintiva. Io volevo scendere di sotto, ma mia moglie si è messa a piangere. Mi supplicava di non lasciarla sola e allora... Certo, certo, le donne, le mogli. Lei è sicuro di non aver visto proprio nient'altro? Sicurissimo. Le ripeto, io ero appena rientrato in casa quando ho udito gli spari, quindi... Io sono il tuo avvocato. E tu mi devi dire chi sono questi mandanti. Lascia poi a me decidere se ci conviene o non ci conviene parlare. D'accordo. Io i nomi te li faccio. Però non lo devi dire a quelli. Senti un poco. I mandanti sono il sindaco e il direttore del quotidiano. Ma il vero capo è il sacristano. Ma secondo me il Cilograna non dice la verità. O perlomeno non la dice tutta. Se ha aperto la finestra appena ha sentito gli spari, qualcosa in più deve aver visto. Va bene, commissario. Se lei pensa che il teste non ha detto la verità, provveda. Lo chiami e lo faccio arrestare per reticenza, no? No, prima mi lasci verificare. Commissario... Forse è meglio. Permette, signor giudice. Certo. Avanti, dica. Mi scusi, Gulli dice di aver sparato lui e di conoscere i mandanti. Conosce i mandanti? Chi sono i mandanti? Beh, il direttore del quotidiano, il sindaco e il sacrestano. Avvocato, questo ci sta prendendo in giro, noi altri. Mi sembra chiaro. Comunque la prova del guanto di paraffina ha dato qualche esito positivo su di lui. Va bene, interroghiamo. Poi si sia lavato, cancellando così le tracce più evidenti. Va bene, allora dimmi dove hai messo questa pistola. Signor giudice, mi dica la verità. Lei è pratico di Nardò? Sono pratico, abbastanza, sì. Ecco, partito da Piazza Castello. La conosce la via del mare? Sì, la conosco. Sicuro? Certo, la conosci. Meno male. Ecco, andate sempre dritto. Arrivate al bivio Gallipoli-Santa Caterina. E non andate a Gallipoli, mi raccomando. No, non ci andiamo. Andate verso Santa Caterina. No. Senza andare a Gallipoli, per favore. E a Santa Caterina non vi fermate, andate dritto. Va bene. E sapete dove vi porta? Dove ci porta? Ci porta sul mare, ci porta. Ecco. Là sta la pistola. Senta, avvocato, guardi, dunque... Ritorniamo sull'argomento. Il Gulli dice di essere stato a casa e poi verso le 2 del mattino è andato fuori a sfregiare i manifesti di quello spettacolo. Ecco, gli chieda per favore se prima o dopo le 2 si è lavato le mani con qualche solvente, qualche detersivo. Allora, hai capito, il giudice vuole dire tu ieri sera, prima delle 2 o dopo le 2, ti sei per caso lavato le mani con qualche detersivo, detergente? Questo vuole sapere il giudice. Glielo dico. Certo, dillo al giudice. Non mi faranno mica fare la fine di Pinelli. Ma dai, lascia perdere, non scherzare, dillo al giudice. Gulli, per piacere. Glielo dico allora. Lei vuole sapere come io mi sono lavato? Sì, certo. No, questo è matto, ma pure lei, avvocato. Ragazzi, per piacere, portatelo fuori, va? Se non lo butto veramente dalla finestra. Attilio. Anna Maria. Chi può essere stato? Perché l'hanno uccisa? Perché? Non lo so, non lo so. Le bambine dove sono? Viviana sta dalla nonna.
Sabrina sta dormendo. Io ho cercato di convincerla che la mamma ha avuto un incidente, sta in ospedale, ma penso che non mi abbia creduto. E chi gliela dice la verità? La verità? Gliela dirò io. Non ti preoccupare. Dio mio. Papà! Papà? Sì. Cosa è successo alla mamma? La mamma ha avuto un incidente, ma tornerà presto. Papà, ti prego, dimmi la verità. La mamma è morta. Noi andiamo in cerca di BR, di motivazioni particolari, e magari poi scopriamo che è un delitto passionale qualsiasi, come ne avvengono tanti oggi. Signor giudice, in questo delitto credo ci sia qualcosa di più serio. Signor commissario, abbiamo saputo che è tornato il marito dal Belgio. Io ancora mi scuso per questa irruzione, ma a volte il dovere, la giustizia, non hanno rispetto per i sentimenti. Certo. Ma purtroppo l'indagine, lei lo capisce, non si può fermare. Sì, sì. Dobbiamo valutare ogni ipotesi, anche se spiacevole. Me ne rendo conto. Per esempio quella passionale. Lei mi deve scusare, ma il mio lavoro a volte mi porta a fare questo tipo di domande. Potrebbe essere stata una donna ad uccidere sua moglie, forse per gelosia. No, questo io lo escludo, nel modo più assoluto. Lei da molto tempo che non vedeva la sua famiglia, le sue bambine? Sono circa 8 mesi. Beh, certo, 8 mesi sono tanti. E i rapporti con sua moglie? Erano sereni? Sereni. Signor giudice, niente di particolare. I normali rapporti che ci sono fra le coppie. Ciao. Si balla! Balliamo? Allora, scusami. Si balla? Andiamo, andiamo, che mamma e papà ballano. Noi invece andiamo a mangiare, vero Viviana? Sabrina, tu non vieni? Adesso tu vai là e rubi il cavaliere alla mamma. Eh sì. Coraggio. Dai, non aver paura, su. Ma tu sai ballare? Balli bene, sai? Sì. Chi ti ha insegnato? Come l'hai insegnato? È bella, eh? Stanno proprio bene insieme. Mi è dispiaciuto quando l'ho avuta così presto, ma adesso sono contenta. Proprio da sola, sicura? Sì, certo. Ma no, dai, te l'ha insegnato qualcuno, di la verità. No, no, da sola. Bravi. Ma allora sei proprio brava, eh? E oppla! Che succede, amore? Che succede? Questa sera mi stai concedendo troppo tempo e troppe attenzioni. Sai, non ci sono abituato e la cosa mi preoccupa. Frecciate in arrivo, ti prego, non ricominciare. Stai tranquilla. Oggi non ho intenzione di fare polemiche. Ma poi non ti meravigliare se mentre facciamo l'amore per sbaglio ti chiamo onorevole. È questo perché hai detto che non volevi essere polemico. Hai mai alzato un dito in casa? Mai. Ecco. O la politica diminuisce il mio fascino. Questo di certo no. Ma c'è una cosa, se permetti. Io vorrei avere la precedenza sulla tua bene amata politica. O pretendo troppo? In fondo la politica mi occupa solo di giorno, no? E poi, se tu fossi al posto mio, io non mi lamenterei così tanto. Lo sai che come onorevole non saresti male? Che stupida. Ma come mai lei si trovava a passare dalla galleria proprio pochi minuti dopo l'assassinio della signora Fonte? Suo marito mi aveva chiamato dal Belgio, avendo ricevuto una telefonata dal maresciallo. Posso continuare?
La prego, continui. Come stavo dicendo, prima di partire per il Belgio, Attilio mi disse che non aveva intenzione di condizionare nessuno, che avrebbe rispettato le scelte della moglie. Perciò partiva, per darle un out-out. E in che senso, out-out? O lo raggiungeva con le bambine, o non sarebbe più tornato. Altre volte Attilio aveva preso questi atteggiamenti, e questa volta era veramente deciso. Ma per me Renata non avrebbe mai abbandonato la politica e l'insegnamento. Questi erano i veri rapporti che intercorrevano tra i due. Ciao. Che c'è? Qualcosa che non va? Non lo so. A quest'ora si dice buongiorno o buonanotte. Quanto alle cose che non vanno sono tante. Ne abbiamo già parlato mille volte e quindi le conosci tutte a memoria. Renata, io sono stanco di passare serate da solo. E hai ragione Attilio, ma anche io sono stanca, non lo vedi? Ma il mio lavoro non è come andare in fabbrica. Stai le 8 ore, dimmi il cartellino, torni a casa e ti dimentichi di tutto. Se il sindaco mi attacchi, che gli dico? No, scusi un attimo, attenda, perché mio marito aspetta a casa e le bambine devono andare a letto. Qui si tratta del futuro di questo benedettissimo paese. Finito il comizio? Attilio. No, Renata, aspetta. Sì. Aspetta. Così non può più andare avanti. Senti, amore, io non ti chiedo di partecipare completamente a tutto quello che mi sta a cuore. Anzi, no, te lo chiedo. E te lo chiedo, perché no? Perché no? Io vorrei che tu stessi dalla parte mia. Ma io sono dalla tua parte. Solo che non voglio pagare un prezzo così alto. Aspetta, ascolta, ascolta, amore, io vorrei soltanto che tu mi capissi. È vero o non è vero che ti ho seguito per anni, dovunque? Sì, sì, certo. E non è stato facile, credimi. Lo so che è stato bello, ma adesso siamo qui, nel mio paese, fra la mia gente. Per me è importante sentirmi utile. A me stessa e anche alla mia città. E poi mi sento bene. Eh sì. E tu vuoi che io mi senta bene? È vero, amore mio, sì. Ma che ci sta succedendo? Noi eravamo così felici prima. Ma amore, possiamo esserlo ancora adesso. Credimi. Se mi accetti, così come sono. Scomoda come sono. Io ho bisogno di fare affidamento su di te. E sulle mie bambine, perché mi sento sola. Perché oggi fare politica onestamente significa essere soli, anche all'interno del proprio partito. Senta, ma lei... lei non crede per ipotesi che la sua amica potesse avere una sua storia sentimentale? Non so, che potesse tradire il marito. Renata! Ah, impossibile! Ma Renata non lo avrebbe mai tradito, lo amava con vera passione. Lei non ha mai conosciuto Renata. Qualsiasi cosa facesse, dava sempre tutta a se stessa, in modo completo. Totale. Va meglio, Renata? Sì, sì. È proprio strano, Sai che ogni volta che assisto al rito della Taranta mi sento toccata dentro, ma proprio nell'intimo. Come se partecipassi a una cosa antica che però mi appartiene profondamente. E invece a me capita tutto il contrario.
Anche se so che queste sono le nostre radici, lo sento come un passato molto lontano. Ma no, no, Dolores, queste sono le nostre origini, le nostre tradizioni. Il rito della Taranta è una delle più antiche conquiste delle nostre donne. Dai, su, parla. Parla, che ti registro. Come faccio a spiegarti? Allora, la Taranta, questo insetto magico che punge la donna e provoca la malattia, è esistito forse in passato, ma in un lontanissimo passato. Poi nel tempo è diventato soltanto un pretesto che ha permesso alla donna di esprimere finalmente, pubblicamente, il suo malessere, il suo disagio. Ti sei mai chiesta perché le tarante sono soltanto donne, uomini pochissimi, perché si sentirebbero ridicoli, perché non ne hanno bisogno, perché la tarantata è malata, è inconsapevole, dunque le è permesso tutto. E così finalmente può esprimere e manifestare tutto il suo erotismo represso che altrimenti non le sarebbe concesso di vivere. Mi dispiace, Renata, ma non sono d'accordo. Io credo che siano gli uomini a condurre la danza. Sono gli uomini a volere queste tarantate. Sono sempre loro, per poter essere i protagonisti. No, gli uomini sono soltanto degli esecutori passivi, non hai visto? E la tarantata è una ribellione tutta femminile. È una ribellione perdente, sì, ma sempre ribellione. No. Sì, sentiamo com'è. Devi prima mandare il nastro indietro. Dopo. Vedi, quando avremo il nostro museo, sono sicura che l'archivio sonoro sarà una delle sezioni più importanti, sta tranquilla. Sì, come dice Don Ruggero, ogni volta che muore un vecchio è una biblioteca che scompare. Ma lo sai che io ho ricevuto delle minacce? Minacce? Lo dici veramente? E ad Attilio gliel'hai detto? No, no, non glielo direi mai. Ma tu hai qualche sospetto? Sospetti tanti, ma purtroppo mancano le certezze. Ma come dice mia madre, sicura è solo la morte. Andiamo, va. In realtà, anche Renata era stata punta da quel magico insetto, giudice. Anche lei in fondo era una tarantata. Solamente che non voleva cadere nella trappola. La sua voleva essere una ribellione vincente. E questo non l'hanno sopportato. Per questo l'hanno uccisa. Capisci? Che vuole che le dica? È mia convinzione personale che l'omicidio abbia una matrice politica. Renata Fonte la si poteva colpire in qualsiasi momento, ma la si è voluta colpire alla fine di un consiglio comunale. Durante alcune sedute era affiorato in alcuni gruppi un certo teppismo politico e tutto questo ha lasciato evidentemente strascichi profondi. E chi è l'intervistata? Un alto esponente del Partito Repubblicano. Sì, ma lei l'ha capito a quale gruppo politico si riferisce? Ma forse i socialisti. Negli ultimi tempi erano parecchio aggressivi nei confronti della Fonte. Una gran folla assiepata sulla piazza del municipio e nelle strade vicine è in attesa di rendere omaggio al feretro dell'assessore Renata Fonte, proditoriamente uccisa l'altra notte da sconosciuti killer. L'onorevole Spadolini, arrivato pochi minuti fa da Roma, a proposito dell'atroce delitto ha citato una frase di Goya. È il sonno della ragione che genera i mostri della violenza, dell'intolleranza e dell'odio cieco. Fino ad ora i moventi del delitto sembravano esterni al Consiglio Comunale, però due si sono esclusi da soli. Questi, terrorismo e passionale. Ma dopo il funerale dobbiamo prendere in esame anche i moventi interni al Consiglio Comunale, come per esempio la vendetta politica. Bene. Gliel'hanno insegnate all'Accademia questi schemi? Sì. Ma lei crede che servano a qualche cosa? Rendono l'idea. Però questi socialisti, chissà che non sia la pista giusta. Chi è il socialista più rappresentativo qui? Ah, sicuramente la signora Manetti. Il giorno dopo ho avuto paura che uscendo per la strada mi gridassero assassina. Sì, va bene, però risulta che fra lei e la Fonte ci fossero grandissimi contrasti. Ah, non solo tra me e la Fonte, ma anche tra il mio gruppo socialista e i democristiani. Nel 1982 noi facevamo parte della giunta quadripartita, però si creò subito un clima di forte contrasto fra noi e la democrazia cristiana, diciamo, per tantissimi motivi.
Ma il motivo principale era la paura che noi guadagnassimo voti attraverso la nostra azione nel comune. Per questo i democristiani provocarono la crisi con le dimissioni di due assessori. Noi, La Fonte per il Partito Repubblicano e Vaccà per il Partito Liberale, non accettammo questo gioco. Con queste dimissioni la Democrazia Cristiana tenta ancora una volta di ostacolare la gestione democratica del comune di Nardò. Ancora una volta! Cerca di attuare i suoi soliti giochetti che sappiamo benissimo dove vogliono andare a parare. Se uno vuole può dimettersi quando crede. Sappiamo benissimo dove vogliono andare a parare. Siamo stufi. Il Partito Repubblicano respinge con fermezza queste dimissioni inutili e ricattatorie. Basta con queste menzogne, è ora di finirla. E dichiara che non si dimetterà, poiché non ha paura di affrontare le responsabilità che l'amministrazione di Nardò comporta. Noi non ci tireremo indietro, poiché significherebbe tradire la fiducia che i cittadini di Nardò ci hanno conferito. Era ora che qualcuno parlasse chiaro. È iscritta a parlare il vice sindaco Manetti. Signor sindaco, colleghi consiglieri, noi socialisti siamo contrari alle dimissioni dei democristiani, che non sono altro che un tentativo di escludere una componente democratica dalla giunta di Nardò. Questa crisi è stata decisa in altra sede. Sì, va bene. Per un gioco di potere di cui ci sfuggono i veri interessi. Noi non accetteremo questa provocazione. Basta, sei tu la provocatrice, siamo veramente stufi. Perché la città ha tanti problemi. Primo fra tutti il piano regolatore. Ci risiamo, i soldi ricorsi, sono mesi che parliamo di piano regolatore. Che richiede il massimo di convergenza e di controllo democratico. Noi non ci dimetteremo finché la DC non ci proporrà una nuova strada alternativa e concreta per il governo della città. Nel frattempo assicureremo l'ordinaria amministrazione. Noi ci dimettiamo lo stesso. Bravo! E non restiamo al nostro posto. E il sindaco? Chi farà il sindaco? E non sbaglio? Esiste un vice sindaco. Il sindaco è latitante. Quindi? Pensi che andammo avanti in questo modo per più di 3 mesi. Erano lividi. Sì, ma dico, voi come facevate con una giunta minoritaria per le convocazioni del Consiglio Comunale? Mettevamo sempre all'ordine del giorno elezioni del sindaco e della giunta. Ma alla fine vi costrinsero alle dimissioni? No, ci dimettemmo noi. Però soltanto quando ci parve che la crisi potesse essere risolta attraverso un governo di larghe intese, ma nel giro di 24 ore saltarono gli accordi e si formò un tripartito che escluse noi socialisti dal governo della città. La Fonte venne da me con un certo imbarazzo e mi disse che suo malgrado era intervenuta la segreteria provinciale del suo partito e per questo aveva dovuto accettare la nuova situazione. Sì, ma secondo lei, perché questa donna così combattiva, così nitida nel confronto politico, avrebbe accettato un'imposizione dall'alto e tradito, quindi, un'alleanza? Avete affossato il quadripartito solo per compiacere la Democrazia Cristiana! Non ho avuto paura ieri di mettermi contro la Democrazia Cristiana, non avrò domani. Hai venduta la Democrazia Cristiana, questa è la verità! È la stampella della Democrazia Cristiana, la stampella! Non potete giudicare l'atteggiamento del Partito Repubblicano soltanto secondo la convenienza del vostro partito. Non ve lo consento, scusatemi. Appunto, la convenienza. Se il Partito Socialista è stato escluso, un motivo ci deve essere. Infatti. E il motivo è molto semplice. Rompeva le uova nel paniere. Qua non si trattava di vedere a quale partito convenisse interrompere o continuare la crisi. Si trattava di vedere. Finitela, basta! Grazie sindaco, si trattava di vedere qual era il bene della città di Nardò in questa situazione e il Partito Repubblicano ha seguito una logica di fondo che forse vi sfugge. Non ci sfugge! La sola logica... Silenzio, faccio allontanare il pubblico! La sola logica è che hai tradito un impegno comune! Cara mia! Fuori, il Repubblicano del Panetti! Non voglio né fischi né applausi. Quello che devo dire, lo dico. Ma siccome qua c'è un'opposizione programmata che mi impedisce di parlare, perché mi siete messi d'accordo
impedirmi di parlare. Allora non parlo. Sì, certo, certo, va bene. Faremo come vuole il partito. Ah, scusa un momento, ti richiamo tra 5 minuti. Questa ai socialisti non gliela perdono. Accetto tutto, ma non che coinvolgano le mie bambine. Ma non capisco. Perché le mutande a stelle e strisce? Perché sono in malafede, ecco perché. Lo sai che io sono per la pace, non per i missili americani. Ma ecco che loro hanno giocato sull'equivoco del mio discorso sulle armi nucleari. Questa volta li querelo. Calmati, Renata, non t'agitare. Ma non capisci che hanno coinvolto anche le mie bambine? Tu sei un avvocato, mi devi dire se ci sono gli estremi per una querela. Guarda, Renata, che gli estremi per una querela ci sono. E la faremo. Oh. Però purtroppo in questo momento ho 2 processi importanti da seguire. Dammi un po' di tempo. E ti assicuro che dopo adiremo le vie legali. Dopo. Ho saputo poi che la Fonte ci rimase molto male. Da un dirigente del suo partito lei si aspettava ovviamente un atteggiamento molto diverso. Senta, ma chi prenderà il posto... Il posto della Fonte in comune? Il primo dei non eletti nella lista del Partito Repubblicano. Mm. L'alleanza è tra partiti, non tra persone. Ho capito. E chi è il primo dei non eletti? Antonio Soriano, un mercante di pensioni. E come sarebbe? Un mercante di pensioni? Eh sì. Vende pensioni? Sì. Lui riesce ad accelerare le pratiche di pensione attraverso una specie di sindacato e addirittura farle aumentare. Davvero? E con quale sistema? Il sistema si può immaginare. Quel che è certo è che lui pretende 2 o anche 3 milioni di acconto dai suoi assistiti. E appena ottenuta la pensione, il 50% sugli arretrati. Certo che nel nostro paese, nel nostro sud, la fantasia non manca. Quello che accade è dell'incredibile. E che rapporti aveva questo galantuomo con la signora Fonte? Ma quasi nessuno. Non l'aveva certo voluto lei nella lista. Anzi, diciamo che la Fonte aveva subito Soriano. Mercante di pensioni. Oh. Giorgio Soriano. Ma la pensione quando ve la aumentano? Ma tu sei cieco? No, purtroppo sono solo in palio. No. Queste cose costano. Va bene, quello che costa, costa. Basta che lo aumentano. Sì, vabbè, vamo a pigliare di sigarette, va, poi... Arrivederci, Soriano. Poi arrivederci. Signor Soriano, mi scusi, sono un giornalista del quotidiano di Lecce. Solo una domanda. Lei è il primo dei non eletti nella lista del Partito Repubblicano. Pensa di sostituire Renata Fonte al Comune come assessore alla pubblica istruzione e alla cultura? Senza offese, i meriti ci sono. Ma come si dice? Il problema è presto. È prematuro. Come là? È prematuro. Ci deve parlare con quelli del partito. Ma lei conosceva bene Renata Fonte? Io sono di Veglia, capisci? Però, l'hai visto quando, come si dice, quando si era la campagna elettorale, capito? Quello. Sì, ma insomma, sostituirà o no la Fonte? È prelatura. Vabbè, grazie. Il Soriano ha dichiarato che prima di prendere una decisione, sente la necessità di consultarsi con quelli del suo partito. Palumbo, vogliamo vederci un po' più chiaro in questa attività pensionistica del Soriano? Perché lei ha qualche sospetto? Beh, con una persona che non è certo uno specchio d'onestà, i sospetti sono legittimi. Questa è la strada che la Fonte ha percorso in macchina. E questa è la strada che il Cirigrana ha percorso a piedi. Quindi, nel momento in cui la Fonte veniva uccisa, il tester non poteva assolutamente essere in casa. Abbiamo anche cronometrato i tempi. Chiamiamo Cirigrana. Bravo. Cirigrana, parliamoci chiaro. Lei ha più paura degli assassini, che sicuramente conosce, o ha più paura di essere messo in galera per reticenza? Scelga lei. Va bene. Va bene, dirò tutto quello che so. Anche se quelli non scherzano. Quelli chi? Quelli che hanno ucciso la Fonte.
È vero. Stavo per la strada. Avevo quasi raggiunto il portone di casa mia quando ho sentito tre colpi. Prima uno, poi gli altri due. Arriva un'auto sparata con due sopra. Mi vedono e mi vengono addosso. E io ho pensato, oddio, questi mi ammazzano. Aspetta un momento, Ciligrana, gli sono venuti addosso. Allora vuol dire che lei li ha riconosciuti? No. Non li ha riconosciuti? No, signore, glielo giuro, era buio. Ma la macchina l'ha vista? Che tipo di auto era? Una A112 blu. E mi ricordo anche i primi due numeri della targa, nonostante... Che numeri? Che numeri? 4-1. Una macchina vecchia. Alla curva hanno rallentato ed ho visto che il fanalino posteriore destro era rotto. Mancuso, chiama un po' la stradale, va? Buongiorno, signorina. Buongiorno. Vorrei l'elenco dei proprietari delle A112 immatricolate nella provincia. Sì, certo. Pezzato, Morini, andate a chiedere di chi è quest'auto. Dammene uno. E leva le mani dal piano. Scusate, signori, è vostra quella 112 parcheggiata qua fuori? No. No, scusate. Buonasera, signori. È vostra quella 112 parcheggiata qua fuori? Una A112 blu? Sì. È mia. Che è successo? Può seguirmi un attimo fuori, per cortesia? Siediti, non ti muovere. Appena avremo finito. Allora vengano tutti con me al commissariato. Mario, ma sono le due. Luigina. Non viene a dormire. Tesoro, sono quasi alla fine, non posso lasciare. Ma se di giorno segui l'inchiesta, la notte lavori al tuo libro. Ma quando ti riposi, mai? Luigina, sono 30 anni che noi stiamo insieme. E ancora tu non hai capito che questo è il mio riposo. Non ci si stanca quando si fa una cosa che ti piace fare, hai capito? Ecco, questo è quello che ormai mi stanca di fare. Sei pronto? Va bene, allora vi raggiungo subito. Arrivo. Naturalmente devi uscire. Hanno trovato l'auto del delitto, forse? E hanno fermato degli individui sospetti. Ma speriamo che siano loro. Così almeno chiudi questa inchiesta una volta per tutte. E chi può saperlo? C'è qualche indizio, ma niente di preciso. Queste sono cose molto delicate. Senti, amore mio, adesso tu vai a letto e dormi. Hm? Ti raggiungo il più presto possibile. Hm? Ciao. Permesso, permesso. Hanno preso qualcuno. Hanno arrestato gli assassini della fonte. E chi sono? Sono Mimi, Turone e la sua amante, Rossetta la Marocchina. Sì, sì, ecco, 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 ecco. L'ho detto e lo ripeto, non so niente. Allora, se vi dico tutta la verità, mi lasciate andare? Non c'entro niente. Turone mi ha chiesto di accompagnarlo. E io l'ho accompagnato. Io sono rientrato a casa alle 10 e non sono più riuscito. Sì, è stato Turone a chiedermi l'auto. Dovevamo fare solo un lavoretto. Ma non sono stato io a sparare. Io chiesi a Mimi, ma perché devo dire che sono stata tutta la sera insieme a voi? E lui mi ha detto, ma porca miseria, stupida troia, qui si tratta di ergastolo, non è una stronzata qualunque, hai capito? E io gli dissi, ok, in fondo a me che cosa me ne frega? Quando ho sentito gli spari, ho capito che era una cosa grossa. Adesso mi sono scocciato, non ho niente da dire, quindi non rispondo più. Io non lo so, ha fatto tutto Marcello Turone, qualcuno gli ha promesso 50 milioni. Dunque le indagini sono arrivate ad una svolta decisiva.
perché non solo sono stati individuati gli esecutori, ma la perizia ha accertato anche la volontarietà dell'omicidio. Signor giudice, mi scusi, è possibile conoscere le motivazioni della perizia? Certo che le potete conoscere, ma vorrei che fosse lo stesso commissario a spiegarvi la dinamica del delitto. Allora, le analisi della traiettoria dei colpi e la natura stessa delle ferite hanno rivelato che il primo colpo è stato esploso a circa 2 metri di distanza. Vorrei sapere se ci sono indizi riguardo al movente. Stiamo valutando tutte le ipotesi, non escludendo uno o più mandanti. Ma mi permetta di essere riservato, perché siamo in questo momento in una fase delicata, non vorrei... Non può dirci qualcosa, almeno in generale? Beh, io posso dirvi che questo delitto può avere un movente banale, oppure può essere motivato da interessi economici o politici. Allora, secondo lei, può esistere un legame fra il delitto e la questione del parco naturale di Porto Selvaggio? Porto Selvaggio non deve essere deturpato, non deve essere distrutto. Su questo patrimonio naturale, archeologico, storico, che è di tutti, che è nostro, che è della città di Nardò, grava una minaccia incombente, immediata, la minaccia del cemento e della speculazione edilizia. Siamo a conoscenza che la Regione Puglia vuole consentire la lottizzazione di Porto Selvaggio. E il fine, signori, lo sappiamo benissimo, è sempre lo stesso. Arricchire quei pochi che sanno muovere le leve del potere per i loro sporchi interessi a danno della comunità. Contro questo scandalo, il Comitato per la istituzione e la salvaguardia del Parco Naturale di Porto Selvaggio ha indetto una manifestazione di protesta che partirà dal Comune, che noi non riteniamo estraneo a questa manovra. L'anno dopo Renata fu eletta consigliere. Quelle battaglie dettero il risultato voluto. Adesso la legge della regione tutela Porto Selvaggio. È una bella vittoria, no? Ma la Fonte non le ha mai parlato di Porto Selvaggio quando era assessore? Sì, ma non per problemi di speculazione edilizia. Dopo l'intervento della regione e l'istituzione del parco, il comune non ha più potere e tutto deve passare attraverso la regione. Lei che è nata da queste parti e che conosce molto meglio di me questo paese, che cosa ne pensa di tutta questa storia? Io credo che i giochi veri non si fanno in consiglio comunale. Renata invece era convinta che tutto dovesse essere discusso alla luce del sole e non sarebbe mai tornata indietro su questo suo principio. Secondo lei per questo l'hanno uccisa? A mio parere sì. Per questo o per qualcosa collegato a questo. Ma i giochi veri, dove si fanno? A Nardò. Signor giudice, lei è meridionale. Lo sa meglio di me che il vero potere non sta negli enti pubblici. Tutto si decide in luoghi separati, che possono essere il circolo, il bar, la chiesa, i vari salotti. Perché qui non esiste una mafia organizzata, ma esistono metodi mafiosi. Ho permesso? Soriano, vieni con me. È meglio che stai zitto. Tu devi fare quello che dice il partito. Non prendere iniziative. Se io ci guadagno... Questa festa è per l'apertura della Villa al Mare. Tutti gli anni la stessa storia, soprattutto le stesse persone, purtroppo. A proposito, come vanno le indagini? Beh, purtroppo siamo fermi da mesi. Sappiamo chi sono gli autori del delitto, ma non si va oltre. A volte mi sembra di scalare un muro invalicabile. Scusi, prego. Signor giudice, mi permetta di presentarle i veri padroni dell'Eccese. Molto lieto. Lo dice solo per farci pagare più tasse, o no? È inutile dire, caro giudice, che siamo tutti in attesa. E se c'è una testa da tagliare, non abbia dubbi. La taglio. Ah, certo, non ci sono dubbi. Se ci sarà da tagliare qualche testa, di chiunque sia, la taglieremo. Lo faccia, e senza esitazioni. Ma ci vuole anche prudenza. Molta prudenza. Certo. Naturale. Certo.
permesso. Signor giudice. Ha fatto bene. Che ne pensi? Casomai del signor giudice. Così potrà dimenticare quell'introvabile vandalo della matassa. Beh, se è per questo non lo dimentico mai. Ah già, che stupida. Per lei la soluzione può essere ovunque, anche qua. Ha visto chi c'è? E chi è quello? Soriano. Vede com'è contento? È stato promosso. Finalmente ha preso il posto di Renata Fonte in comune. Ora è lui l'assessore alla cultura e alla pubblica istruzione. Ma lei è veramente convinta che si possa risolvere questa crisi al Consiglio Comunale? Oh, sicuramente. Oramai Soriano è come se fosse un consigliere aggiunto della DC. Con tutti i contrasti che ho avuto con Renata Fonte, devo dire che con lei era tutta un'altra cosa. Pensi, l'anno scorso era qui anche lei. Però se ne andò via quasi subito. Credo che avesse avuto una discussione col padrone di casa. Io non voglio compromessi. Aspetta un momento, vediamoci. Puoi venire nel mio ufficio, ne parliamo. Quando vuoi, ci vediamo, ma non parliamo di questo. Arrivederci. Renata. Allora con te non si può più parlare. No, soprattutto di certi argomenti. Turone, Domenico Mimmi. Ecco, ecco il fascicolo Soriano. Bel personaggio, eh? Personaggio interessante. Mercante di pensione. E analfabeta. Pronto? Sì, sono il commissario Palumbo. Chi parla? Ma di che si tratta? Ah, certo. Sì, vengo subito. Signor commissario. Buongiorno. Voleva vedermi? Sì. Io volevo dirle tutto quello che so, a condizione che non venga fatto il mio nome. Non si preoccupi, parli pure liberamente. Io so che ha fatto uccidere Renata Fonte. E come fa a saperlo? Me l'ha detto un'amica. La moglie di uno di quelli, dei mandanti. Il marito la picchia e lei è venuta a confidarsi con me. Non ce la faceva più, povera donna. Quell'uomo è un animale. Come si chiama quest'uomo? Si chiama Pantaleo Di Questro. È finita di dirmi quello che devo fare. Io vedo chi mi pare. Disgraziato. Non me lo portare più in casa, quel pescivendolo. Quello ti rovina. Non me la devi rinfacciare, questa storia. Non l'ho ammazzata io, la Fonte. Quella mi ha chiesto due giovani e gliel'ho dati. Che cazzo ne sapevo che li mandava a uccidere? Basta. Io non ne voglio sapere più niente. Mi ha anche detto che la Fonte è stata uccisa per motivi di interesse. Che tipo di interesse? Ma non lo so. Lo domandi a Di Questro. Lei non c'entra niente, caro amico, in questa storia. E noi ne siamo convinti. Però lei, il nome di questo pescivendolo, ce lo deve dire. Noi vogliamo sapere solo il nome di questo pescivendolo. Si chiama Mario Casati. C'ha la pescheria a Torre Lapillo. Io prima lavoravo per lui. Senti un po'. Chi sono questi due giovani che hai messo in contatto con questo Casati? Domenico Mimmi e Marcello Turone. Vede, signor commissario, io quando ho letto che li avevate arrestati, allora ho capito tutto. Perché Casati faceva il misterioso. E non mi aveva detto niente per che cosa gli servivano. Sì, va bene, la pistola? Adesso parliamo di questo. Perché l'ha nascosta lei la pistola? Per fare un piacere a Domenico Mimmi. Lui non sapeva che cosa farsene di questa pistola. Allora io l'ho aiutato, perché è amico mio. Ah, beh, se è amico suo... Mimmi! Mimmi! Che c'è? Ti dovrei parlare, hai un po' di tempo. È l'unica cosa che non mi manca. Sei la persona giusta. Sono sicuro che di te mi posso fidare. Ti andrebbe di guadagnare qualche milione. Ma mi vuoi prendere per il culo? No, no, sto parlando seriamente. E che cosa dovrei fare? Questo te lo dico dopo. Però mi serve anche un'altra persona, una persona fidata. Uno capace anche di...
Ma tu lo conosci qualcuno? Una persona io la conosco. È uno sempre affamato di soldi. Però io in tutta questa storia non ci voglio entrare. Nemmeno per 20 milioni. You can play your body. Ciao Turone. Salve, come mai qui? Non siamo venuti qua per divertirci, ma per restituirti questo. Lo riconosci? È tuo. Sì, è mio, e allora? È scoperto. Ve lo pagherò prima o poi. Prima o poi è un po' tardi e con noi non te lo puoi permettere. Abbiate fede, non ci saranno problemi. Ne siamo sicuri. Ma non possiamo aspettare, o ci restituisci quei soldi subito, o siamo costretti a lasciarti un ricordino. Rosetta, andiamo. È quello l'uomo? Sì, è proprio lui. Mi sembra il tipo giusto. Cercate, cercate, che sta là. Avete trovato niente? No, no, go. Cercate nel fango, non può essere tanto profondo. È quello che stiamo facendo, capito? Capito, fammelo su qua. Sta da fare. Oh, e allora, questa qua, che cavolo? Eccola. Bene. Un altro anello della catena, commissario. L'avete visto? Bene, bene. Venga, giudice. Buongiorno, commissario. E allora? Signori? L'abbiamo trovata proprio ora. Adesso non ci rimane che sentire cosa ci dirà questo signor Casati. Sì, mi serve un po' più piccolo. C'è questo, sono freschissimi. L'hanno pescato stanotte. Va bene. E lei, Mario Casati? Sì. Perché? Insomma, Casati. Ma lo vuoi capire sì o no che in questo modo ti condanni all'ergastolo? Allora, per conto di chi hai agito? Casati, guardi che se vuole, può anche non parlare. Ve l'ho già detto, non so niente. Noi sappiamo già tutto. Le ricordo che se non parla, per lei sono guai seri. Una condanna per omicidio non è uno scherzo. Casati, le voglio ricordare, come se fosse in questo momento il suo avvocato, che se lei fa piena confessione, le saranno accordate le attenuanti. Io non posso dirlo. Cerchi di capirmi, signor giudice, non posso. Va bene, allora ricominciamo da capo. Dunque, lei incarica Domenico Mimi e Marcello Turone di sparare alla fonte. No, gli ho detto solo di picchiarla. Ah, gli ha detto solo di picchiarla. Va bene, accettiamo per vera questa versione. Domenico Mimi e Marcello Turone le sono state presentate da Pantaleo Di Questro. Su questo non ci sono dubbi. Ma oltre lei, Casati, sopra di lei, me lo può dire che ci sta? Lei non aveva nessun interesse a far uccidere o picchiare la fonte. E allora? Va bene, non lo dica, lo scriva. Lo scriva qui. Lei non deve fare la spia. Lo scriva soltanto. Ecco. Scrivi, Casati. Scrivi. Se tu non scrivi quel nome, è come se fino ad ora tu non avessi detto proprio nulla. E ne pagherà le conseguenze. Dai, ti conviene. Scrivilo. Soriano,
Quello che al comune ha preso il posto della fonte? Sì, sì, è lui. Antonio Soriano, quello che ha sostituito la fonte. Ha imbrattato tutta la città di manifesti. Ma tu guarda la propaganda che si fa a questo imbecille di Soriano. Vuoi vedere che mi fa le scarpe? Ma mettere in lista un uomo del genere non è uno scandalo. E che ne so io, l'hanno voluto a Lecce. Dicono che col fatto che procura le pensioni può portare un sacco di voti. Dai Renata, vai sul palco e di qualcosa. Devi dire tutto quello che ti viene in mente. Non ti puoi far fregare da un Soriano qualsiasi. Dai, coraggio, parla! Sera. Salve. Cittadini di Nardò, amici di Nardò, e con grande gioia ed emozione che vi presento nel partito che fu di mio zio Pantaleo Ingusci. Lista numero 5, Gallo Gino, 30 preferenze. Grazie. Questi sono i risultati dell'ultima sezione. Sezione numero 30, lista numero 3. Partito Socialista Italiano, Lucia Manetti, 18 preferenze. Lista numero 4, PRI, Renata Fonte, 49 preferenze. Antonio Soriano, 52 preferenze. Dovrei aver vinto. Soriano, io credo da questi ultimi risultati che tu abbia vinto, ma lasciaci almeno il tempo di controllare. Quando dico che ho vinto, che stiamo a fare, chiacchiera qua, bevete, bevete. Io ho votato per te, adesso la pensione me la devi far avere. Ti faccio risultare secco, ora che sono consigliere e chi mi ferma? Che c'è? È la solita buffonata, qui non cambia niente. Non ci danno la casa, questo lo faccio adottare dal sindaco, che no. Togliamo le case, se no dormiamo qua. Buongiorno. 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 Come va? Vai, vai, che troverai una bella sorpresa, vai. Soriano si è portato pure lo champagne per festeggiare. No, grazie. Volete approfittare? No, grazie. No, grazie. Mai visto Soriano? Allora, com'è andata? Sembra che Soriano abbia vinto. Che cosa? Vedi che vuol dire avere una clientela? È assurdo, non è neanche di Nardò. Senti, perché non provi a parlarne con il tuo partito? Forse lo possono far ritirare. Sì, sì, questo ci squalifica il partito. Che vuoi? Niente. Così? Ma poi alla fine che cosa ti hanno detto al partito? Cosa vuoi che mi abbiano detto? Mi hanno risposto in modo evasivo. Perché evasivo? Dicono che i primi tempi resterà a lui, poi si vedrà. Io in fondo sono contento che non sia stata eletta. Chissà che non sia un bene per tutti. A chi lo dici? Ho votato repubblicano, ma non per te. Bravo, bravo, bravo. Così per non votare me hai favorito Soriano, che non è neanche di Nardò e che tutti dicono che è un delinquente. Ma tanto, Tanto a te che ti importa, tu non sei di Nardò. Su, finiamola di parlare di politica e poi non prendertela, figlia mia. Non hai vinto questa volta, vincerai la prossima. Mangia tu. No, mangia. No, non troppo. Un pochino. No. L'hai dato chi mangi? Parla? È buono, sai. Magari un poco. Dopo. Gliela passa subito. Renata, è per te. Pulisciti la bocca, sudiciona. Pronto, sì? Bevi un po' di là. No, non voglio. Hai sentito la mamma cosa ha detto? Parlo no, non voglio, no. Ripeti. No. Ripeti. Giura che non stai scherzando. Aspettami che arrivo. Che è successo? Ma che c'è? I conti erano sbagliati. Soriano è stato eliminato, io sono il nuovo consigliere repubblicano di Nardò. Ma non è possibile. Sì, lo leggi domani sui giornali. Ciao, amore, ciao. Renata, non metterti nei pasticci. Mamma, tu non capisci niente, ma io ti voglio tanto, tanto bene. Ciao, ciao, Arrivederci. Ciao, amore. Questa è una tragedia familiare. Ciao, mamma. Ciao. Perché qua voglio sapere cosa sta succedendo. Ecco. Senta, signor Soriano, abbiamo fatto uno spoglio delle schede di tutte le sezioni. Lo spoglio? Complimenti. È questi che voglio allora, sapere. Allora, Marita. Lo spoglio. Quanti voti ho avuto? No, è perché qua sotto io so che sta succedendo. Qua c'è un broglio. C'è un broglio. Ma che è un broglio colossale. Un broglio può controllare. No, perché ieri si diceva una cosa, poi domani è un'altra cosa. Quelle le donne a casa devono stare, ecco, a fare la calza. Signora Fonte, mi scusi, sono del quotidiano. Vorrei una sua dichiarazione. Una dichiarazione? Sì, grazie. Allora, è la prima volta che la città di Nardò elegge un consigliere repubblicano. Che oltretutto è donna. È una donna. A chi se ne meraviglia io rispondo che le donne conservano, forse, ancora fresca tutta l'energia che gli uomini, nel corso dei secoli passati al potere, hanno esaurito, ma che potrebbero riconquistare, soltanto con un po' di fiducia. Ma vorrei aggiungere che siccome si vota un'ideologia, e non un uomo o una donna, semplicemente,
Sono contenta. Quando Soriano venne a chiedermi di dare una lezione alla Fonte, io gli domandai perché bisognava farlo. Lui mi disse, così lascia la politica e lì sopra va una persona di fiducia. Lì sopra dove? Al comune. Era un personaggio scomodo. Forse per questo che volevano che la Fonte andasse via? Soriano mi ha detto più volte che quella donna stava impedendo a lui e a dei suoi amici di guadagnare grosse somme di denaro. Ah, capito. E chi sono questi suoi amici? Lei li conosce? No, non li conosco. Io ho trattato sempre e solo con lui. Sì, ma in che modo la Fonte poteva impedirgli di guadagnare queste grosse somme di denaro? Impedendogli di realizzare un villaggio turistico vicino al parco naturale di Porto Selvaggio. Vicino al parco naturale di Porto Selvaggio? Ma dove precisamente? Ah, non specificò. Disse solo che era vicino al mare. Mi ascolti. Dunque, Casati, ora lei mi deve dire esattamente come è stato ideato e organizzato il delitto, nei minimi particolari. Benissimo. Cominciamo dai primi incontri. Ciao, Durone, come va? Ciao. C'hai qualcosa con la matricola cancellata? Sì, un po' di roba ce l'ho. Vieni. Questa è ottima. Lo sai che ti cercano, vero? È per loro che ti serve? No, è per un lavoretto che mi permetterà di pagarli. Scegli, sono tutte perfette. Sì, questa va bene. Spari bene. In questo momento non ti posso pagare. Puoi aspettare un po' di tempo? Mi voglio fidare. Anche se dopo la scazzottata alla discoteca sei diventato un cliente pericoloso. Anto! Mi serve stasera. Che vuoi scegliere, pure il modello? Non fare lo stronzo. Mi serve stasera. Un'auto qualunque, mi serve pure una tanica di benzina, così dopo posso bruciare tutto. Ok, ci vediamo stasera a passaggio a livello. Ciao. Ciao. Sei sicuro che quello viene? È già più di mezz'ora che aspettiamo. Quel figlio di puttana, lo dicevo che ci fregava. Sì. Ma adesso che facciamo? Ci mancava pure questo. Marcello, io me ne andrei da qua. Un'altra macchina la troviamo. Ma sì, affanculo quello stronzo. Thank you.
deve essere per stasera. Stasera? Così all'improvviso? Ma non abbiamo neanche la macchina. Sta buono, ci ho già pensato. Rosetta, prestami la macchina, mi serve per un lavoretto. Ma come, subito? E chi mi riporta a casa? Ci vai a piedi, cretina, è una cosa urgente. Sempre molto gentile tu, eh? Chi è l'assessore Fonte? La Fonte, è quella là. Renata? Sì. Allora, questo progetto lo approviamo? Eh no. Eh no, non possiamo continuare così. O cambiamo sistema o il Partito Repubblicano non darà il suo assenso. Diventa una complicità. Ma dai, Renata, potresti essere un po' più elastica. Signori, 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 io vorrei sapere, lo fate per il popolo o per la pagnotta? E lei, signor sindaco, lo fa per il popolo, vero? Via, via, riprendiamo la seduta. Pertanto il servizio delle fognature è affidato per decisione comunale alla ditta di cui foglio 3, paragrafo 2. Signori, la seduta è tolta. Un momento, signori consiglieri, un momento. A fine seduta devo constatare che ancora una volta la città di Nardò non ha potuto approvare la variante al piano regolatore per il solo voto contrario della rappresentante del Partito Repubblicano, signora Renata Fonte. Intendo rimettere all'ordine del giorno il problema del piano regolatore alla seduta che si terrà il 7 aprile alle ore 17:30. Le cose vanno fatte con calma, ci vuole un po' di riflessione. Sai che tutto si fa? Me lo auguro. Ma non vedo la cosa. Non ti preoccupare, tu sei il solito pessimista. Lascia fare. Ciao. Ciao. Quella è la sua macchina. Lo vedo. Pronto quotidiano. Chi parla? Questo è un comunicato delle Brigate Rosse. Corri, Carlo, corri! Sono le Brigate Rosse! Siamo l'attentato di questa notte. Senti un po'. Chi parla? Questa è una registrazione effettuata su cassetta. Riceverete altre istruzioni per intracciare il nostro volo. Pronto! Mica male questi sistemi dell'Accademia. Rendono l'idea. Me ne mandi una copia in ufficio, Palumbo. Volentieri, gliela faccio avere domani. Grazie. Allora non ci va più in pensione, eh? Beh, la pensione può aspettare. Ah, Palumbo, perché non mi accompagni a Lecce? Così facciamo due chiacchiere. Volentieri, giudice. Adesso che abbiamo la chiamata di correità fatto dal Casati, mi sembra che possiamo arrestarlo, questo Soriano. Certo, sì, certo. Ma a lei, signor giudice, non sembra poco probabile che il Soriano abbia fatto ammazzare la Fonte solo per sostituirla e prendere il suo posto in comune? Sì, è vero. È un motivo talmente banale. Tanto più che la giunta, specialmente qui a Nardò, può cadere da un momento all'altro e Soriano potrebbe perdere il suo assessorato. Infatti. La Fonte, insomma, è stata ammazzata per un motivo ben più concreto. E poi un certo tipo di potere perdona tutto, tranne l'onestà. Bisogna bloccare Soriano. Sì, penserò io stesso a spiccare il mandato di cattura. Ci pensi lei a informare il capitano Calò di venirselo a prendere? E poi pensiamo anche agli altri, eh? Gli altri. E lei crede che sarà tanto facile, eh? Giudice, vuole che la lasci in tribunale o la porto a casa? No, no, grazie, mi lasci qui a letto.
Arrivederci, Palumbo. Ci vediamo domani. Arrivederci, signor giudice. Mi dia i soliti giornali. E si pare che è arrivato? No, signor giudice, ancora non è arrivato. Appena arriva me lo metto da parte. Mi raccomando, non lo dimentichi. Grazie. Signor giudice. Ah, lei. Può venire un momento con me? Le dovrei parlare. Sì, certo, andiamo. Venga, bene, andiamo. Come è andata? Bene. Che hai? È successo qualcosa? Niente, le solite grane. E per l'inchiesta ci sono novità? Alcune, ma tutte deprimenti. Vieni, c'è una sorpresa. Che cosa? Guarda, è arrivato finalmente. La pensione? Sì. Ora, le uscite notturne, gli orari impossibili non ci saranno più. Sono cose che fanno parte del passato. Da giovani siamo stati poco insieme. Ci rifaremo adesso. Ah, certo. Certo che ci rifaremo. Ci rifaremo, sì. Adesso scusami, cara. Sono un po' accaldato. Vado a rinfrescarmi un poco. Tieni. Ecco. Mario. Sì? Sei contento, vero? Certo che sono contento. Sono contentissimo. Buongiorno. Buongiorno. Il mandato? Quale mandato? Il mandato per Soriano. Io non ne so niente. Scusi, ma non c'è il giudice Bellomo? Sì, il giudice Bellomo dovrebbe essere qui, ma è strano che è tardi, è la prima volta. Ah, eccolo. Capitano. Buongiorno, signor giudice. Sì. Sono venuto per il mandato di cattura. Sì, certo. Eccolo, capitano. Ecco il mandato. Grazie. Io mi vergogno, colleghi, di sedere in questo consiglio accanto all'assessore Soriano. Mi vergogno all'idea che questo individuo occupi il posto di assessore alla cultura. Ma se non sa nemmeno parlare, qualsiasi ragazzino delle elementari farebbe una figura più decorosa. Bravo! Ma non ci voleva proprio qualcuno che glielo dicesse. Assessore Soriano, ha qualcosa da replicare? Io sono venuto qui per mettere pace e per proseguire l'opera della signora Fonte. Ma come fai a non vergognarsi? Tennyson. Allora la seduta è aggiornata domani alle ore 19. Lo aspetto alla prossima per vedere che cosa sarà capace di fare. Hai più saputo niente del delitto Fonte? Che io sono stato a Lecce. E quelli me l'hanno detto, quelli... Quella è tutta una questione di cuore. Ma io come faccio a trovarli tanti e soldi? E li prestare, scusa. E da che me li faccio prestare? Ma queste cose a me non mi interessano. Quando prendo la pensione te li darò. Ehi, campo cavallo che l'erba cresce, come si dice. Lei è il signor Antonio Soriano? Buongiorno, come state? Sì. Antonio Soriano, la dichiaro in arresto. Ecco, e perché? No, scusate, ma cosa sta succedendo? No, scusate, ma com'è che avete avuto questa pensata che... No, ora che cos'è? Lo dico come si... Proprio per semplice curiosità vorrei sapere cosa sta succedendo. Cosa da pazzi. Io non ho mai visto questo Casati. Attento, Soriano. In questi ultimi giorni abbiamo verificato. E tu lo conosci. Ma come me la devo dire? Scusate, io non l'ho mai visto questo signore, questo Casati, non Commissario, l'ho mai visto. Devono aver saputo dell'arresto. Qui sotto si è radunata una folla. Allora è meglio che facciamo trasferire l'imputato al carcere di Lecce.
Insomma, lei dice che il Casati è un mitomane, no? Insomma, il Casati, lei sostiene che è pazzo. Insomma... Bene, d'accordo, verifichiamolo, no? Avvocato. Capitano, per favore, faccio entrare il Casati. Allora, Soriano, lo riconosce? Io non so nemmeno il nome. Come non mi conosci? Direi, io ammazzo quello! Sta fermo lì! Però l'hai già visto. Quando vado a pigliare il pesce. Altro che pesce! Tu venivi sempre alla pescheria, sia d'inverno che d'estate. È solo d'estate vado a pigliare il pesce. Tu sei venuto a trovarmi nella pescheria la mattina successiva all'omicidio. Non è vero, non è vero. Ah, non è vero, Soriano. Tutte bugie. Dopo l'omicidio della Fonti, io sono venuto a trovarti nel tuo studio di veglie. Non è mai venuto nel mio studio, mai. Soriano ti ha mai detto perché bisognava uccidere la Fonte? Sì, perché quella donna ostacolava Soriano ed altre persone vicino a lui in un'operazione di speculazione edilizia presso Porto Selvaggio. Non è vero. Sì, non è vero. Impediva di realizzare forti guadagni. Non è vero. Allora, che cosa ne dice lei, Soriano, di quanto afferma il Casati? Che devo dire, Casati, quanto le aveva promesso di soldi il Soriano? 70 milioni. Una palla? 70 milioni? Ma vada a vedere il mio conto in banca. La richiesta mi sembra giusta. Controlliamo il suo conto in banca. Ma quale conto in banca, avvocato? Quale conto in banca? Insomma, non è vero che cosa? Non è vero che lei guadagna 250 milioni l'anno con tutti i suoi sporchi traffici? Comunque Soriano ti ha parlato di un piano regolatore del comune di Nardò. Senta, geometra, lei ricorda quali zone interessavano l'assessore Soriano? L'assessore Soriano venne qui più volte a consultare le mappe catastali. Era particolarmente interessato a queste zone, vede? Qua, vicino Porto Selvaggio. E sa se ci sono delle società che hanno interessi economici proprio su queste zone? Sì. In particolare c'è la società Isola Verde, sì, Isola Verde. Renata Fonte venne mai a chiedere chiarimenti a proposito del piano regolatore? Ora che ci penso... Qualche giorno prima che fosse uccisa, Renata Fonte ebbe un incontro con un signore qui in comune e parlarono proprio del piano regolatore. Non si ricorda chi fosse? No, proprio non me lo ricordo. Mi dispiace, è passato tanto tempo. Sicuro? No. No, guarda che questa variante al piano regolatore io non la proverò mai. Questa non è nemmeno speculazione, è un saccheggio. Ma Renata, si tratta solo di una piccolissima variante. In fondo il numero di ettari delle zone da salvaguardare è sempre lo stesso. Ma fammi il piacere, diciamoci la verità, solo formalmente sono gli stessi. Guarda che se questa variante viene approvata io mi dimetto dalla giunta, ma faccio uno scandalo che arriva fino a Roma. È per quelle parole, dette ad uno che considerava amico, che scatta la volontà omicida da parte degli assassini. Ed è venuto il momento di chiudere l'istruttoria. Anche perché, se non li mando subito sotto processo, scadono i termini. E allora bisogna liberare gli assassini. Allora bisogna fare in fretta. Ma vedrai che forse bisognerà aprire un'altra e più vasta indagine. Vicino a Porto Selvaggio vogliono costruire dei residence, degli alberghi. Insomma, vogliono costruire. Il Soriano vuole la sua parte. Ma per ottenere tutto questo bisogna passare attraverso il nuovo piano regolatore, che non è ancora stato approvato e che proprio in quei giorni viene messo in discussione. La Fonte è pronta a far scoppiare uno scandalo. La posta in gioco a questo punto è diventata troppo grossa. Ed ecco la cosca mafiosa. Questa è l'unica organizzazione che può aver ideato e organizzato questo delitto. Sì, però queste sono ipotesi, commissario. Noi abbiamo bisogno di prove reali. Bisogna cercarle e trovarle. Guardi che hanno ammazzato una donna per potersi dividere centinaia di miliardi. Soriano è uno del terzo livello. Ma noi dobbiamo mettere le mani sui veri speculatori. Sui signori del quarto livello. Sì, ma perché il Soriano non ne avrebbe fatto i nomi? Si sarebbe scagionato, in parte.
Perché spera di cavarsela per insufficienza di prove. D'altra parte, se avesse parlato, implicitamente avrebbe ammesso una sua responsabilità precisa. Capisci? Sì, per... sì, pronto. Ah, è per lei. Ah, grazie. Sì, pronto. Ah, certo che vengo subito. Signor giudice, forse ci siamo. Nelle vicinanze di Porto Selvaggio c'è un cartellone che annuncia l'imminente inizio dei lavori da parte della società Isola Verde. E chi è il presidente di questa società? Un onorevole di Roma. Bene, andiamo, commissario. Sbrighiamoci. Prego. Commissario, era proprio qui. Sei sicuro che stava proprio qua il cartello? Sì, commissario, ne sono sicuro. Vede, ci sono ancora i chiodi. Naturalmente l'hanno fatto sparire. Soriano, lei si interessava alle carte del piano regolatore. Quelle che riguardano appunto Porto Selvaggio. Perché? Soriano, parlo con lei. Quelle si diceva che c'era qualcuno, no? Che aveva fatto pressioni per essere ingegnere. Qualcuno chi? Per far includere 70 ettari di terreno agricolo, no? Sul piano regolatore, quello che è vicino a Porto Selvaggio. Io proprio, ho sempre accettato quello che ha detto la signora Fonte. E volevo pure fare qualche cosa. Ma vanno arrestate. Ma Soriano! Tu ti sei interessato a Porto Selvaggio perché volevi pilotare in quella zona una grossa speculazione edilizia per conto tuo e di altre persone. Ma io non ci capisco niente di edilizia, mi occupo di pensioni. Soriano, ma con tutte queste bugie, chi stai proteggendo? Soriano, tanto lei parlerà. Con chi? Buongiorno, signor giudice. Buongiorno. C'è una telefonata urgente per lei da Roma. Ah, sì, me la passi in ufficio. Sì, pronto, chi parla? E lei, Bellomo? Sì, sono io, il giudice Bellomo. I miei complimenti. Ah, grazie, eccellenza, mi dica. Lei è stato bravissimo, signor giudice. Grazie. Il caso è chiuso ormai. Ma come è chiuso? Ma che ora non siamo arrivati a definire? Sì, è tutto finito. Eccellenza, la mia professione mi impone... Lei ha concluso la sua carriera brillantemente. Ma eccellenza, si rende conto? Ha scoperto gli assassini, che cosa vuole di più? Sì, ma... Può andare in pensione tranquillamente. Sì, va bene, eccellenza. Vado in pensione e dimentichi il caso. Ho capito, vado in pensione, bravo. Ho capito. La saluto, signor Giuseppe. Sì, la saluto anch'io, eccellenza. Soriano è stato eliminato, io sono il nuovo consigliere repubblicano, Rinardò! Ma vorrei aggiungere che siccome si vota un'ideologia e non un uomo o una donna, semplicemente... Sono contenta. Guarda che se questa variante viene approvata io mi dimetto dalla giunta, ma faccio uno scandalo che arriva fino a Roma. Signor giudice, l'accompagno... No, vai, vai. Vado a piedi. Buongiorno, giudice. Buongiorno. Stavo giusto venendo da lei. Avrei bisogno della sua autorizzazione per aprire una nuova indagine.
Me lo immaginavo. Perché vorrei saperne di più sugli speculatori di questa società Isola Verde. D'altro canto credo che sia l'unica pista che per il momento possiamo seguire. Anche se ormai avranno già fatto sparire le prove. Come vede, Palumbo, senza volerlo siamo giunti alle medesime conclusioni. No, non si possono trovare le prove. Del resto, per quanto riguarda l'autorizzazione, non si deve rivolgere a me. Ho già deciso. Per me l'inchiesta è chiusa. Vado in pensione. Ma che dice? Com'è possibile? Eppure è proprio così. Vede, Palumbo, noi siamo due poveri Don Chisciotte. Credi in una società, in un mondo spietato, che non concede tregua. Lei è così entusiasta. Io l'invidio, mi creda. L'invidio, ma io sono già arrivato al capolinea, purtroppo. Lei prosegue la sua indagine. Ecco, ora aspetta a lei. Del resto troverà collaborazione con qualche magistrato più giovane di me. È successo qualcosa? Buona fortuna, commissario. Io devo proprio... Signor giudice, abbiamo incominciato insieme. E noi insieme dobbiamo finire. Io l'aspetto domani mattina in ufficio. Non lo so, devo pensarci. Non lo so. Ah, sei già rientrato. Pensavo tornasse alla solita ora. Meno male. Ti stai abituando alla nuova vita. Alla nuova vita? Come se potesse esistere veramente una nuova vita. Ma che c'è? Che ti succede? È un po' di giorni che sei strano. Secondo me la tua è tutta una questione di stanchezza. Vedrai che quando avrai terminato questo lavoro tornerai come un giovanotto di 30 anni, con gli stessi slanci ed entusiasmi di allora. Ti ricordi? Sì, ma la vita e l'esperienza ricastrano gli entusiasmi, cara. Ricastrano. Mario, guarda che ha telefonato l'editore. Vuol sapere quando gli consegnerai il lavoro finito. È una bella notizia. Non sei contento neanche di questo? Ma sì, cara, sì, sono contento, ma... Ecco, io ho bisogno di pensare, sai, perché non sono più sicuro di niente. Mario, ma tu stai male? Ma no, tutto bene, cara. Solo un momento così. Anzi, vado di là a lavorare un po' nel mio studio. In primo grado, Antonio Soriano e Marcello Turone furono condannati all'ergastolo. Domenico Mimmi a 26 anni di reclusione, Mario Casati a 24 anni e Pantaleo Di Questro ad anni 18. La magistratura non ritenne opportuno aprire una nuova indagine, considerando gli imputati gli unici e soli responsabili.